Ciao, sono Elena, ideatrice e fondatrice del metodo Voodoo Dog. In questo video vi voglio parlare dei bisogni primari del cane. Ma prima di iniziare, come sempre, mettete un bel like al video e iscrivetevi al canale. Tante volte sento dire che i cani fanno i dispetti, ma i cani in realtà i dispetti non li fanno, semplicemente stanno dimostrando attraverso delle azioni poco corrette quelle che sono l'insoddisfazione dei propri bisogni. Per spiegare i bisogni viene utilizzata la famosa piramide di Maslow, dove attraverso 5 step, per noi cinofili 6, vengono gradualmente spiegati quelli che sono i bisogni per poter rendere felice il vostro cane. Partiamo dai bisogni primari, che sono quelli fisiologici, quindi mangiare, bere, dormire, riposare. Sembrano cose banali, ma in realtà anche tutto quello che che il vostro cane mangia deve essere scelto attentamente. Scegliete molto bene quello che mettete nella ciotola del vostro cane. Si dice che quel che si mangia si è, e questo è valido anche per i cani. L'intestino, infatti, è il secondo cervello. Tante volte l'alimentazione non corretta genera nel cane dei disturbi a livello fisico che poi si traducono in comportamenti sbagliati. Anche il riposo per il cane è estremamente importante, quindi è buona cosa scegliere dove posizionare la cuccia in un luogo appartato dove non venga disturbato da passaggi, da bambini, tutti i rumori che possono far parte della vita quotidiana di una casa. Il secondo blocco sono tutti i bisogni di sicurezza. Il cane ha bisogno di sentirsi al sicuro e quindi avere una routine prestabilita che gli permetta di conoscere quello che lo aspetta. Il terzo blocco sono tutti i bisogni di appartenenza. Il cane infatti ha bisogno di sentirsi parte di un sistema, parte di una famiglia. Ecco perché i cani in giardino, anche se è un giardino enorme, in poi in realtà stanno davanti alla porta di casa, perché semplicemente voi siete il suo gruppo di appartenenza. Il cane fa parte di questo gruppo e vuole sentirsi parte di questo gruppo. Banalmente, quando voi state leggendo il giornale o state leggendo un libro e il vostro cane si accuccia in braccio a voi, avete proprio soddisfatto questo bisogno di appartenenza, sta facendo qualcosa insieme a voi. Siamo arrivati al quarto blocco. Il quarto blocco sono tutti quei bisogni di accreditamento, quindi non solo appartenere ad un gruppo, ma avere anche un ruolo all'interno di questo gruppo. Avere un ruolo all'interno del gruppo famiglia per il cane significa anche aumentare la propria autostima e quindi sentirsi accreditato, al sicuro e appartenente proprio a quel gruppo famiglia. Arriviamo al quinto blocco, che è quello inserito dai cinofili, che è il bisogno di varietà. Il cane ha bisogno di esplorare e fare diverse esperienze. Ecco perché il giardino non è sufficiente per il cane. Ecco perché la sola passeggiata intorno al quartiere non è sufficiente. Certo, stabiliamo dei percorsi prestabiliti, ma qualche volta portiamolo a fare delle esperienze diverse, che può essere una passeggiata diversa, che può essere un gioco diverso, qualcosa che gli permetta di conoscere e aumentare le proprie capacità e di conseguenza la propria autostima. Arriviamo all'ultimo blocco dove vengono soddisfatti tutti i bisogni di realizzazione. Per il cane soddisfare i bisogni di realizzazione significa soddisfare le motivazioni di razza. Ho fatto un video apposta dove parliamo delle motivazioni di razza, vi invito ad andarlo a vedere. Ma per farvela breve, trovare quello che al cane piace fare e cercare di soddisfarlo, farlo insieme. Quindi ricercare proprio quello per cui il cane è stato creato. Se abbiamo delle razze è molto più semplice. Ovviamente i miticci sono un mix di razze e di conseguenza
dobbiamo cercare di individuare quello che al nostro cane piace fare. Abbiamo visto i 6 blocchi che permettono di soddisfare quelli che sono i bisogni del cane. Soddisfare i bisogni del cane significa rendere felice il vostro cane. Se vi è piaciuto il video, continuate a seguirmi sui miei canali, perché vi darò degli spunti interessanti su come soddisfare ogni blocco della piramide di Maslow. A presto!